Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Advance Wars 2 Black Hole Rising. Riprendiamo esattamente dove eravamo rimasti, quindi sì, stavo dicendo, cerchiamo di conquistare questo aeroporto, cerchiamo possibilmente di evitare la costruzione di elicotteri in questo aeroporto e cerchiamo di eliminare queste minacce rappresentate da... Beh, ormai questo cannone nero è quasi morto, no? Un paio di turni più. E quest'isola qui che... e anche questa qui. Insomma, sarà un po' meno... Vabbè. Intanto facciamo così, perché è l'unica cosa che possiamo fare. Poi vediamo un po' cosa succede. Tanto in questo momento Maverick non può fare più di tanto. Sì, quel bombardiere continua a colpirlo pure. Ok. Bombardiere in avvicinamento, ma ci sono bombe caccia lì pronti. Rip. Sei un pazzo! Ma sei un pazzo, cioè, hai letteralmente... Perché non vuoi distruggermi il bombardiere, il mio tank? Sei un pazzo! No, 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 quel battlecopter lì non lo voglio. Non osare toccarmi, Sensei. Vabbè, ok. Ora sta... a Eagle e dobbiamo riuscire. Allora, intanto andiamo a cercare di aiutare. ...80%, però forse sì, posso tranquillamente in realtà mandare... ...69%, poi ci penso col l'antiere a tirarlo giù. Però rimane un bombardiere lì. No, facciamo così, guarda. Sì, ok. Te vai a danneggiare questo bombardiere qui. E te pensa a questo bombardiere qui. Non ho intenzione di distruggere questo bombardiere, ma di renderlo inutilizzabile. Lo ha capito, direi che non è molto ben messo. Oh, 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 oddio. E in tutto ciò abbiamo pure sbloccato l'esercito lampo, no? Siamo sì, l'abilità. Quindi, benissimo. Quindi, questo cannone... 22%... Ok, allora facciamo così... 7 HP, poi colpiamo questo qui. Te riesci a fare il 7%? Magari riuscisse a fare il 7%. Quindi vabbè, impieghiamo. Questo elicottero con 7 HP. Ok, ottimo, perché questo ci permette di entrare diritti con il secondo bombardiere e tirare giù questo qui. E non c'era nemmeno bisogno di attaccare quel... Ok, no, ci sta come idea, sì. Ok, perfetto, catturato qui. Si inizia ad avanzare. Continuare ad avanzare con questo tank che non so nemmeno perché abbia costruito ormai. Te rimani fermo e non abbiamo più altro da costruire, quindi 19.000. Stiamo fermi per questo turno, costruiamo un elicottero. Stiamo fermi. La mia potenza incombe su di voi. Credevi di che avesse finito, Maverick? No, i veri assi dell'aviazione siamo noi. Vai, Eagle! Te come sei messo? HP e basta. 25. Top. Poi sì. Aspetta,
Non dirmi che... Sì! In salvataggio, ragazzi! Il save! Poi. Bombardiere si muove in direzione questa qui per poter supportare Eagle. Sì, Eagle. Andy. Finiamo questo bombardiere a questo punto. Ottimo. E beh, questo tank ne approfitta per avanzare e questo elicottero potevamo posizionarlo qui. Vabbè, fine operazione. Quindi Andy continua a far avanzare le sue batterie di indirette in avanti. Continua a farle avanzare in avanti, sono un genio. Non sarà efficacissimo un attack, però. No, assolutamente no, però ehi, ora questo bombardiere è una minaccia molto minore. Questo lanciarazzi non c'è più, mi spiace. Volendo potremmo anche ripararci, però come siamo messi ufficiali l'abilità... Ok, direi di utilizzare nel prossimo turno si attiva... Se viene attivato l'abilità di Maverick. Quindi ok, perfetto. Conquista pure questa città. Fanteria continua ad avanzare. Anche te continui ad avanzare. Artiglieria ti metto qui. Te avanzi qui. 18.000, 18.000, costruiamo un'altra antiaerea. No, voglio fare. Visto non possiamo fare più niente, fine operazione. Sensei continua invece la sua trionfante avanzata. Quindi, conquista della zona qui, poi. Prossimo turno siamo in grado di spostarci. 39, il che significa ci vorrà un altro giorno e mi sa che... Ok, scarichiamo la fanteria qui. E... perfetto. Elicottero d'attacco, cosa stai cercando di fare di preciso? Spero niente di insensato come cercare di attaccarmi quest'antiaerea. Quindi va bene, Maverick ne è buscato un pochino in questo turno, quindi state. Che mica il migliore per l'elefante, sì. E cioè ti sei appena fregato le tue stesse mani perché, beh, Andy è sostanzialmente immune a questo. Oh, sì. Ora bisogna vedere un pochino se ne vale effettivamente la pena di mandare con la virtù speciale. Perché, beh, potrebbe non essere male utilizzare anche solo la virtù. È chiaramente quella la più grossa minaccia, hai ragione. Oh, non nemmeno giù l'hai tirato, cioè, vai in un angolino a vergognarti. Andiamo, elicottero, non puoi essere così stupido. Cioè, si è veramente suicidato? Ok, beh, direi che Eagle non farà complimenti allora. Ok, poi. Aspetta, quindi qui ci sono... Da costruire, mandare un bombardiere in zona. Uno dovrebbe bastare in questo caso. Poi qui non è che si sia messi tanto bene. In realtà quindi un pochino di questi lavori andrebbero fatti.
Antiere, no, c'è un caccia. Caccia che quanti danni può fare? Potrebbe farne molte di più, ma non ne farà nemmeno più di tanti. Quindi, che è così, l'elicottero qui si è ritirato, il che significa che possiamo approfittarne per colpire anche quest'altro elicottero. Nel prossimo turno dovrebbe andare giù e dovremo scegliere se abbattere quale elicottero abbattere. Vabbè, fanteria continua ad avanzare, te continua ad avanzare. Questo bombardiere qui è un pochino inutile, quindi scende anche lui fino a dove arrivi te, quindi. Ok, gli scogli lì sono in salvo, quindi te ti metti qui. Bombardiere full vita. Che... No, sono un idiota perché non sono andato ad attaccare il bombardiere. Andy, ci pensi te? Spero di sì, dai. Ottimo. Ok, dunque te ti ritiri un attimo. Queste due artiglierie si sono fatte in metà mappa per arrivare. Ci sono finalmente un Neotank. Ok, ce la puoi fare te? Ok, ottimo, poi te avanzi. Te avanzi una casella, te avanzi di una casella e te rimani fermo. Fine. Insomma, direi che il ponte lì è ormai nelle nostre mani molto saldamente. Quindi, sì, te sei un elicottero che sta cercando di venire ad attaccarti. Beh, fatti sotto. Sì, ok, è l'antiaerea di... Che fortuna tu c'hai, amico. Però, insomma, quell'elicottero non darà grossissimi problemi, mi auguro. Ok, dunque. Fanteria pronta a rompere le scatole. E boom! Cannone nero numero 2 distrutto. Sì. Boom. Ok, dunque te avanzi, conquista quell'aeroporto e poi non ci si pensa più. Facciamo vedere a Eagle come funzionano, come devono essere fatti gli elicotteri. E benissimo, per il resto non so che cos'altro dire se non possiamo pure costruire una seconda antiaerea qui, giusto per essere sicuri. Ok, vediamo un pochino cosa succede. Ah, oh, non avevo considerato quello. Sono un po' un idiota. Aveva 9 HP, quindi conquista 9, poi conquista 3, ci vorranno... fatto un po' una cavolata a mandarlo lì, la fanteria, sì. Decisamente. Poi guarda dove gli è spawnato il bombardiere, cioè... Non ho parole. Dai, bicopter per la gloria. Ok, l'ho rinforzato. E quell'elicottero non ha capito scappa. Cosa spera di fare con quell'elicottero lì? Ehi. Ok, vabbè, intanto iniziamo a causare devastazione in quell'angolo di mappa. Poi te
te salta a bordo dell'elicottero e iniziamo ad andare in un'operazione di conquista di quest'isola. Ok, vabbè, un HP di svantaggio potrebbe non essere male se utilizziamo il primo attacco a nostro vantaggio. Finiamo l'elicottero e col secondo elicottero, quello con un HP, blocchiamo l'aeroporto. È una cosa geniale. Ok, dunque questo elicottero si dirige verso sud, questo carro armato si mette qui, vabbè, un pochino inizia ad avanzare. Altro caccia e non abbiamo altro da fare, quindi fine operazione. Andy, come siamo messi qui? Non benissimo. Bene, ma non benissimo. Quindi Altiere si ritira un attimo, lanciarazzi si ritira un attimo. Artiglierie formano un muro difensivo in qui. Ok, poi sì, va benissimo. Conquistiamo questa città. 17.000, abbastanza per costruire un lanciarazzi e farci avanzare qualche spicciolo. Non abbiamo altro da fare, quindi fine operazione. Prova a sopravvivere, ti sfido. A sto giro non ti è nemmeno andata bene con uno. Quindi sì, ok, ottimo. Quindi questo lanciarazzi. Prova a sbarcare. Te invece te ne vai da qui a quel cannoniere, ci può pensare Eagle eventualmente, non è un mini cannone, cioè non è un grosso problema. Te sì, ottimo, sì, direi di finire il turno. Vabbè, non è un problema enorme perché tanto. Ok, ecco che il carro armato di Eagle si prova il suo valore come muro. Era meglio se lo mettevo di là, però. Vabbè. Ok, quindi fuori tre cannoni, perfetto. Poi ottimo che anche te sei andato giù. E dovrebbe anche impedire alla fanteria di andare a battere l'elicottero. Anzi, se non è nemmeno una fanteria, è un meccanizzato. Però ora è bloccato qui. Quanto
Quel bombardiere, beh, non è più un bombardiere. Questa fanteria, boh, prova a fare qualcosa. Ti ritiri per il momento. E il caccia si lancia proprio di cattiveria nell'azione. Un altro caccia. Ora voglio guadagnare la supremazia aerea, visto che la battaglia terra è in stallo ed è quello che volevo. È in stallo dove non porta, dove non è un grosso problema da portare avanti, quindi artiglierie proprio pesantemente concentrate. Prendi questo max 40%, il che significa questo mini medium tank è KO. Sì, infatti, cioè non credo poter utilizzare altri attacchi. La tento. Oh! GG! Perfetto, e quanto riguarda quel medium tank, beh, direi che non abbiamo grossi problemi nel fermarlo. Vero? 36%. Ottimo, l'abbiamo tolto di torno. Qui non c'è niente di enormemente problematico, quindi sì, ok, ci esponiamo a questa artiglieria. Ma è per una buona causa. Quindi te avanza, fai saltare in aria proprio cancellato dai libri di storia. Questo è un autobase e poi facciamo così, indeboliamolo, ottimo. Beh, a sto punto che stiamo avanzando, cerchiamo di fare danni. Ottimo. Lanciarazzi avanzi. Altri soldi per fare un altro lanciarazzi e prossimo turno si uniscono pure queste due fanterie. Ok, fine operazione. Dear Sensei, perfetto, qui vedo che non c'è grossi problemi e sì. Fine operazione, facciamo giusto un altro giro e poi chiudiamo l'episodio perché iniziano ad essere 20 minuti. Ok, l'artiglieria ci. Ok, cioè contento se. Ignorami pure i miei due Neo Tank lì. Cioè, non sarò certo io a dirti che dovevi fare in altri modi. E vabbè, capita. Quel caccia lì si sta divertendo un sacco a fare. Oh no, 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 quello lì è una nave da guerra. Dov'è il bombardiere più vicino? Eccolo qui il bombardiere più vicino. Esatto, perfetto. Ottimo. Minaccia neutralizzata. Quindi, questa nave da guerra la blocchiamo così.
E ora dove tu ti muovi, eh? Che tu fai ora? Ok, ora costruiamo un bombardiere. La fanteria avanza e questo carro armato si ritira, presumo. Perfetto. Addirittura potevo finire di... Oh, ho fatto un po' una cavata, vabbè. A sto punto non so nemmeno se vale la pena utilizzare ora l'abilità, ma... Anzi, forse è meglio utilizzarla nel prossimo turno in maniera da poter sfruttare al 100% il fatto che... So, neutralizzeremo l'attacco di... So, l'abilità speciale di Oak, che in questo turno sarà sicuramente carica ormai, giusto? Sì, è quasi carica. Non dovrei praticamente fare più attacchi per evitare, ma un paio di attacchi li voglio fare. Tipo... questo qui. Che credo che sia bastato per... Ok, ancora no, in teoria, però... Ottimo, ed ora... è un po' un problema. O attacco la... Ci esponiamo all'artiglieria, il problema è quello... non è nemmeno detto perché lì c'è l'antiaerea pronta, giusto? Quindi sì, l'artiglieria è molto meno problematica ora. Ok, go go go. Perfetto. E abbiamo finito le unità. Fine operazione. Quindi sensei, sensei. Ottimo. Andiamo sul sicuro. Quindi sì, direi che con questo turno si può finire la... l'episodio. Passiamo e vediamo un pochino quanti danni subiamo. Non troppo. Parte... A parte il fatto che ci farà il 20% di danno a tutte le unità. Ok, mi sa che questa artiglieria se ne va. Peccato. Ok, ne arriva un altro caccia, ma è per questo ne abbiamo costruito un macello noi. Dove diavolo sta andando con quell'elicottero? Vabbè, direi che si può chiudere così l'episodio e nel prossimo continueremo a utilizzare Eagle. Nebula, out!